Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Floppy e oggi vi farò vedere un piccolo ma molto divertente progetto fatto con la nuova Floppy Board 3.1. Il progetto in questione è questo magnifico robottino cingolato. È comandabile da un classico radiocomando per auto telecomandate e vi giuro, è uno dei progetti più semplici ma allo stesso tempo più divertenti che abbia mai fatto. Ma ora, bando alle ciance e vi lascio al video. Quindi, sigla! La struttura di questo piccolo robottino ho deciso di farla stampata in 3D e per restare in tema con il resto dei miei circuiti ho cercato di dare nuova vita a pezzi che altrimenti sarebbero stati buttati via. Quindi come attuatori per l'avanzamento del robot ho recuperato dei motori che avevano lo scopo di muovere i carrelli degli scanner di due stampanti a getto d'inchiostro e li ho modificati in modo da poterci attaccare delle ruote. La modifica consisteva nel ricreare uno degli ingranaggi del sistema, per poi poter attaccare una ruota e trasferire la rotazione del motore ai cingoli. Per fare ciò ho smontato un motore e ho preso tutte le misure del caso dell'ingranaggio da replicare. Quindi con il calibro ho misurato il diametro esterno e ho contato il numero dei denti. Dopo aver recuperato questi dati ho calcolato il modulo con questa formula. Nel mio caso avevo 24 denti e un diametro esterno di 20,7 mm. Mi risultava un modulo di 0,7961, quindi ho approssimato a 0,8. Per creare la geometria dell'ingranaggio ho utilizzato questo sito, quindi ho scaricato il punto di XF e l'ho importato nel CAD e ho disegnato questo perno. Dopo una stampa di prova, ho stampato l'intero perno e l'ho assemblato nel motore. Per poter utilizzare questo nuovo ingranaggio, ho tagliato con una fresetta tutte le parti in più della struttura già esistente. Dopo la modifica dei motori, sono passato alla realizzazione della struttura da stampare in 3D. Come materiale ho utilizzato del semplicissimo PLA, in quanto è semplice da stampare e le sue proprietà meccaniche erano sufficienti per questo progetto. Quindi i pezzi principali della struttura sono il corpo centrale dove tutto viene poi fissato, ad esempio i motori vengono attaccati a questa parte con delle viti che passano attraverso i perni degli ingranaggi già esistenti. Dentro questo pezzo ho alloggiato tutta la parte di alimentazione del robot, quindi la batteria, il caricabatterie e il modulo boost. Comunque il circuito lo vedremo più in dettaglio più avanti nel video. Poi ci sono i due pezzi che mantengono le ruote posteriori collegate al corpo centrale. Come perno ho utilizzato una barra filettata M5 che in combinazione con degli economici cuscinetti a sfere con il foro da 5 mm mantengono ben allineate le ruote posteriori. Poi chiaramente ci sono i cingoli. Essi sono composti da dei pezzi stampati in 3D, mantenuti attaccati tra di loro con dei pezzi di filamento. Anche in questo caso ho recuperato gli ultimi metri delle bobine, che di solito sono troppo corti per il completamento di una stampa. Tagliandoli in pezzi lunghi circa 15 mm li ho utilizzati come pernetti e devo dire che funzionano perfettamente. Per avere un po' di grip sui cingoli ho incollato con la super colla dei pezzi di elastico tagliati a misura. Per trasferire la rotazione del perno in uscita del motore e il suo sistema di ingranaggi, ho creato delle ruote con dei denti che si incastrano perfettamente nei fori appositamente creati nei cingoli. In pratica, si agganciano al cingolo e trasferiscono la forza del motore. E poi, quando il cingolo passa la ruota, semplicemente il dente esce dalla scanalatura dei vari pezzettini e si muove verso l'altra ruota. Infine, per poter posizionare il circuito al di sopra del robot, ho creato dei sostegni che vengono incollati sul corpo centrale. Questi pezzi permettono di agganciare la breadboard alla struttura. Fungono anche però da tienicapi per avere un po' di cable management fatto bene. Come sempre, tutti i file 3D ve li lascio in descrizione, così potete scaricarli e modificarli a vostro piacimento. Ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi i futuri video. Se volete, potete anche seguirmi sui social, dove pubblico anteprime dei video e qualche altro progetto. Se invece volete supportare il mio lavoro o volete comprare qualche schedina utile per i vostri progetti, non esitate a passare nella mia pagina Ko-fi. Tutti i link li trovate in descrizione.
Tornando al video, tutte le parti stampate in 3D possono essere stampate senza supporti, eccetto gli ingranaggi per la modifica dei motori e i pezzi che formano i cingoli. Le stampe dei pezzi più grandi sono state fatte con 3 perimetri ed infill 20%, che è più che sufficiente, e layer 0,2 mm. I pezzi che formano i cingoli invece vi consiglio di farli con layer più basso, quindi 0,1 mm, e se possibile utilizzando un ugello da 0,3 mm, in quanto ci sono delle parti molto fini. Comunque, con un ugello da 0,4 non ci dovrebbero essere problemi. Il circuito di questo robot è diviso in due parti principali: la logica di controllo e la parte di alimentazione. Quindi partiamo dalla logica di controllo. Essendo che questo progetto lo ho costruito per essere un esempio dell'impiego di una floppy board e ovviamente per divertimento, ho pensato di creare il circuito in breadboard e di non ricrearlo poi in un circuito stampato o in una millefiori. Quindi il circuito che controlla questo piccolo robot radiocomandato è formato da una floppy board 3.1 che mi ha permesso di controllare la velocità dei due motori tramite un segnale PWM e di leggere i segnali in uscita dal ricevitore. Il programma che è stato caricato nella floppy board lo ho scritto con Arduino IDE, in quanto lo reputo la soluzione più veloce per questi piccoli progetti. Poi, essendo che ora si può caricare il firmware direttamente utilizzando la USB-C, si sta veloci quanto con un Arduino. La floppy board è stata essenziale in quanto per poter controllare correttamente i motori era necessario interpretare il segnale in arrivo dal ricevitore, perché le informazioni che vengono trasmesse dal radiocomando sono l'acceleratore e lo sterzo. Quindi queste due informazioni le ho trasformate in quanto i due motori devono girare velocemente e la loro direzione. Essendo che la floppy board, come tutte le schede con il microcontrollore, non possono erogare un'elevata potenza dalle loro GPIO, ho utilizzato un L293D che integra due ponti H con i quali si può invertire la direzione nella quale la corrente scorre all'interno dei motori, di conseguenza se girano in senso orario o antiorario. Invece, abilitando e disabilitando i due ponti tramite il pin enable, con il segnale PWM della floppy board si può regolare la velocità di ognuno di essi. Ed infine c'è il ricevitore, accompagnato dal corrispettivo telecomando. Questi due sono i classici sistemi utilizzati nell'ambito del modellismo, infatti sono quelli che uso con i miei modelli radiocomandati. I canali che verranno utilizzati di questo sistema radio sono solamente lo sterzo e l'acceleratore, che poi, come detto prima, vengono convertiti in direzione e velocità dei motori. La parte di alimentazione invece è molto più semplice ed è composta da una batteria LiPo 1S, quindi con una sola cella, che sono le classiche batterie che vengono date insieme ai droni giocattolo. Infatti anche questa sono riuscito a recuperarla da appunto un drone che non funzionava più. Questa batteria offre un tempo di utilizzo di 10-15 minuti con 900 mAh di carica. Non è molto, ma si può sempre sostituire con una cella più capiente. Per poter caricare la batteria con molta semplicità ho pensato di utilizzare un classico modulo di ricarica per le batterie al litio. Con il chip TP4056 e la protezione per la sovrascarica e la sovracorrente, questo modulo ci permette di caricare correttamente la batteria e proteggerla da eventuali sovrascariche o sovracorrenti. Essendo poi equipaggiato di una micro USB, si sta un attimo a mettere in carica il robot. L'uscita di questo modulo alimenta direttamente la floppy board, che poi a sua volta alimenta il ricevitore. L'uscita del modulo di ricarica viene collegata anche ad un classico modulo boost che mi ha permesso di alimentare i motori ad una tensione più alta. Nel mio caso ho impostato tramite l'apposito trimmer una tensione di 12 volt. I motori che ho utilizzato in stallo assorbono una corrente massima di 0,5 A, quindi restiamo all'interno del range di funzionamento di questi piccoli boost converter. Per concludere, ho fatto qualche prova con questo piccolo robot radiocomandato e vi devo dire che è divertentissimo. Ho provato a mettere sopra la tavola qualche ostacolo come una powerbank oppure semplicemente tutte le cose che dovrei riordinare e sorprendentemente riesce a superare gli ostacoli senza nessun problema. Durante la costruzione di questo robot ho portato qualche cambiamento al progetto. All'inizio pensavo di utilizzare degli elastici come cingoli e delle ruote bombate per mantenerli in posizione. Questo metodo non funzionava benissimo, in quanto i cingoli, se possiamo chiamarli così, non restavano in posizione ma si toglievano di continuo dalle ruote.
In più non riuscivo a trovare nessun elastico della corretta dimensione, o erano troppo grandi o erano troppo piccoli. Per questo alla fine mi sono ritrovato a realizzare anche i cingoli stampati in 3D. Ma vi devo dire che sono veramente soddisfatto della mia scelta, perché a parer mio sono venuti veramente bene. L'aggiunta dei pezzi di elastico per avere più grip sulle superfici mi ha obbligato a tendere di più i cingoli, in quanto, quando il robot gira su se stesso, con tutto quell'attrito dei cingoli sulla superficie di appoggio, si crea una leva che porta i cingoli a disallinearsi con le ruote, quindi escono dalla loro sede. Per risolvere questo problema, ho semplicemente aggiunto delle rondelle tra il pezzo centrale e gli attacchi delle ruote posteriori. Ho anche creato dei pezzi da stampare che aggiungono dello spessore, da utilizzare al posto delle rondelle, ma io ho preferito lasciarle in quanto, in quanto sono pigro e non avevo voglia di fare altre stampe. Mentre che provavo il circuito, tra un errore stupido e l'altro, ho bruciato ben due ricevitori. Per fortuna ho utilizzato quelli che non usavo mai, erano di vecchi modelli e quindi non mi interessava più di tanto. Ma vi ricordo sempre di prestare molta attenzione quando usate questi ricevitori, perché la maggior parte delle volte non integrano delle protezioni per l'inversione della polarità e non hanno neanche un range di tensione in funzionamento così ampio. Quindi non fate come me. E anche questo video finisce qui. Se vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere like e lasciare un commento con considerazioni o consigli. Mi fa sempre piacere avere un feedback da voi. Detto questo, alla prossima! Comunque, dato che stiamo per arrivare ai 100 iscritti, come si può vedere qui, stiamo per arrivare ai 100 iscritti, ci sarà un nuovo video che è un po' una sorpresa, ma vi spoilerò su che cos'è. Praticamente andrò a rifare un mio vecchio progetto e vedremo qual è la differenza tra una volta e adesso, come faccio i progetti e come risultano anche le prestazioni di questi progetti. Quindi alla prossima.